C'è scritto Loretta dalla provincia di Pavia e ci spiega cosa sta succedendo a lei. Ho perso il posto di lavoro circa 3 mesi fa, più di 3 mesi fa, e non mi hanno ancora dato nulla. Che cosa devo fare? Posso, ci chiede, perdere i miei soldi? Dopo quanto tempo corro questo rischio? Come devo fare, come devo muovermi per poter ottenere i miei soldi? E allora, innanzitutto, occorre sapere che cosa il lavoratore ha diritto a percepire al termine del proprio posto di lavoro. Innanzitutto, ha diritto a percepire tutto il periodo che è lavorato fino a quando ha lavorato, per cui oggi siamo alla metà del mese di luglio, è di tutta evidenza che il lavoratore avrà diritto a percepire le giornate lavorate fino alla metà di luglio. Ma attenzione, poi c'è anche una serie di altre cosiddette competenze. Ad esempio, a dicembre si matura la tredicesima. È di tutta evidenza che, essendo terminato il rapporto di lavoro a luglio, ci sarà mezza tredicesima da percepire, ma è anche probabile che siamo a luglio, il rapporto di lavoro è cessato ad aprile, presumibilmente, Loretta non aveva ancora fatto nessun giorno di ferie, aveva delle ferie arretrate, per cui al termine del rapporto di lavoro bisogna pagare le ferie maturate, eventuali giorni di riduzione oraria, permessi lavorati, i ratei di tredicesima e via discorrendo. E poi c'è il trattamento di fine rapporto, quello che una volta si chiamava l'indennità di liquidazione, cioè una somma che si matura nel corso dell'intero rapporto di lavoro e che viene erogato al termine del rapporto di lavoro. Tutte queste somme vanno erogate quando finisce un rapporto di lavoro, ma entro quando? Quanto tempo il lavoratore deve aspettare? Beh, la logica è, la regola è che le competenze e le giornate lavorate nell'ultimo mese andrebbero pagate, dico andrebbero perché Loretta non è stata pagata, ma dovrei dire devono essere pagate, entro la fine al normale periodo di paga, alla fine del normale periodo di paga, quindi alla fine del mese di luglio. Per quanto riguarda invece il trattamento di fine rapporto, c'è un po' più di tolleranza. Attenzione, qui si sentono dire cose 60 giorni, qualcuno dice addirittura 6 mesi. No. C'è una logica. Il calcolo del trattamento di fine rapporto va fatto dai datori di lavoro e dai loro commercialisti sulla base di un indice Istat che viene pubblicato mese dopo mese. Se uno va via luglio, il dato di indice di luglio viene pubblicato il mese dopo, ad agosto, per cui la logica è alla fine del successivo periodo di paga. Per cui se uno andasse via oggi, a regola, il trattamento di fine rapporto dovrebbe essere pagato alla fine del prossimo mese, mese di agosto. E qui però per Loretta c'è un problema, perché sono già passati 3 mesi, forse ormai ne sono passati quasi 4 da quello che vedo. Che cosa deve fare Loretta? Primo, sapere quanto tempo ci domanda, ma rischio di perderli questi soldi? Allora, se uno va dall'avvocato, guarda su internet, legge sui libri di diritto, beh, il rischio di perdere il diritto si perde dopo 5 anni, per cui i tempi sono molto lunghi. Ma attenzione, si rischia in una situazione in cui il datore di lavoro è in sofferenza che fra un anno non c'è più niente. Il rischio di perdere è un rischio reale, è un rischio vero, per cui non si può dire, ma tanto ho 5 anni di tempo, aspetto 5 anni. Cosa fare a questo punto? La prima cosa che io consiglio è sicuramente quella di chiedere formalmente al datore, all'ex datore di lavoro, di pagare le competenze e di mandare le buste paga, cioè i conteggi, perché si possono anche verificare se i conti sono stati fatti correttamente o meno. A questo punto i casi sono due. O il datore di lavoro si fa vivo, o sono tre, se paga il problema è risolto.
Immaginiamo che non paghi. Allora, i casi sono due, si fa vivo o non si fa vivo. Se si fa vivo, è probabile che il datore di lavoro, perché magari sono dei problemi reali, ha un problema di liquidità e quindi magari fa una proposta di rateizzazione. Allora, io do un consiglio. Rifiutare assolutamente, rimandare al mittente proposte di rateizzazione in cui il datore di lavoro dico non ti preoccupare, ti pago dall'anno prossimo, oppure ti pago a 100 euro al mese. Rifiutare assolutamente situazioni del genere. Se invece una rateizzazione è una rateizzazione umana, 3-4 mensilità, 3-4 rate a mensili e cose del genere, beh, io lo metterai conto, anche perché in altrimenti andare davanti a un giudice, fare una causa, l'esecuzione forzata, comunque il Tribunale Milano da noi in Italia impegnano comunque mesi. Però attenzione, Loretta, devi chiedere al datore di lavoro di formalizzare questa richiesta, cioè di scrivere mi impegno a pagare questa somma in 3, 4, 5 mensilità. E tu quando rispondi dici accetto a condizione del rispetto delle rate. Si possono, non occorre fare formule magiche, basta scrivere. Il datore di lavoro deve scrivere mi impegno a pagare le competenze entro 2, 3, 4 mesi e tu rispondi dicendo a condizione che le rate vengano rispettate. Altra ipotesi, l'ipotesi è il datore di lavoro non si fa vivo, non dà nessun segnale di reazione o ha dato il segnale di reazione ma non ha pagato, non ha pagato neanche la prima rata, una prima rata che deve però partire subito. E allora a questo punto, attenzione, il consiglio che ti do è di non aspettare. Può essere che il datore di lavoro sia uno capriccioso, ma potrebbe anche essere che il datore di lavoro sia uno in grave effettiva difficoltà. Non entriamo nel merito del perché il datore di lavoro non paga. Il problema è che aspettare rischia di essere veramente rischioso. E a questo punto bisogna sapere una cosa, che se il lavoratore vuole esercitare al meglio i propri diritti, ahimè, non è sufficiente scrivere una raccomandata, non è sufficiente soprattutto le telefonate, le sms, bisogna, tecnicamente si dice, munirsi di un titolo esecutivo. Cioè bisogna avere da parte di un giudice il riconoscimento del tuo diritto e a quel punto il lavoratore che ha questo diritto ha la possibilità di intervenire in una procedura fallimentare, di intervenire in una procedura esecutiva, di fare un pignoramento, poter esercitare al meglio i propri diritti prima che, come spesso succede, si perdano parte almeno dei propri diritti. Grazie.